Ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Lo so, mi si è interrotto il video prima, però sono Vasa YouTube. Iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così vi arrivano le notifiche in tempo reale. E perdonatemi se non ho fatto il post partita di Milan Monza, però perché non avevo abbastanza tempo. Perciò rieccomi qua con la live reaction a sorpresa di Lazio-Inter. Allora, ricapitolando, primo tempo bellissimo della Lazio, i primi 20 minuti. Poi il resto, dominio nerazzurro. Sull'occasione del primo gol, alla fine comunque segnato da Lautaro Martinez, c'ho alcune cose da dirvi. Primo, quella è un'azione regalata dal difensore della Lazio. Seconda cosa, Provedel, non puoi fare queste cose. Ok, che tu eri stato l'eroe di Lazio Atletico Madrid, ok? Poi feci quel gol al 95esimo. Però veramente una cosa oscena, assurda. Fine primo tempo, così, con tante occasioni da parte di qua e di là, con il primo squillo da parte di Thuram al quarto minuto, poi l'occasione comunque da parte di Immobile e ancora di Thuram, poi sì, l'occasione anche da parte di Daichi Kamada. E poi per il resto dono il suo panotto già me ne voglio. Bene, provvedere. Ok, primo tempo così. Secondo tempo, Lazio partita forte e con diverse occasioni. Rovella in primis, che sorprende Sommer, però Sommer in Venom, è diventato Venom come portiere. E poi per il resto l'Inter in un'altra categoria, fa un'altra categoria, cioè fa un altro campionato l'Inter. Questi qua devono vincere per forza lo scudetto, non c'è altro da dire. La seconda stella è loro, lo so. Rosico, è giusto rosicare, anche se... Perché si nota, questi qua stanno giocando un calcio, ve lo devo dire, da milanista ve lo devo dire. Cugini, siete veramente superiori a tutti, ok? L'ho detto, lo ammetto. Rosico ancora, sì, rosico ancora. Lo so. Cioè, che cribbio però, che squadra, veramente. È incredibile comunque questa. Io sarei proprio curioso mercoledì cosa farete voi con il Bologna. Sono proprio curioso. Agli ottavi di Coppa Italia. Però Lazio è riconoscibile. Irriconoscibile. I cambi che sta facendo Maurizio Sarri sono veramente assurdi. Siamo al 73esimo, però. Aia. Aia, aia, veramente. E che cos'altro devo dire? Vabbè. Intanto mi sono mangiato tre ciupa ciupa in meno di 5 minuti, va bene lo stesso. Altro da dire, vanno a 41 sti qua, perché la Juve l'altra volta aveva pareggiato con il Genoa 1-1 e il Genoa ha meritato il pareggio, anche se avrebbe meritato di vincere, perché la Juve non può vincere sempre 1-0, onestamente, perché il culo comunque prima o poi finisce. Tanto siamo a meno 5 dalla Juve, intanto, e noi siamo a meno 9 di nuovo da questi qua. Che devo dire? Clap, 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 clap. Devi essere obiettivo. Nel momento sì, sono obiettivo.
Però Lazio deve, comunque fa, sta facendo fatica veramente. Col modulo del 3-5-2 non c'è scampo per tutti. Soprattutto per Pioli, che non è milanista, è un interista. Però ha fatto una bella partita comunque. Perché sì, dopo, forse o domani vi analizzerò comunque il post, farò il post partita e non so, non ho ancora fatto la reaction di sorteggi di Euro 2024. Lo so, è troppo tardi per farlo, però dovevo farlo, però non ho potuto farlo. Tanto sono altri campi per la Lazio, però onestamente siamo al 75esimo. Fare cambi così non mi hanno fatto bene. Il secondo gol comunque i difensori erano concentrati a destra rispetto a sinistra. Thuram liberissimo. È libero. Dritto e dritto in porta il gol. Giustamente. Per il resto l'Inter che non fa concedere gol agli avversari. Ancora clean sheet. Ancora clean sheet per Sommer, incredibile. È incredibile. Veramente. Io sono proprio curioso chi prenderete, perché Cuadrado comunque è infortunato. Chi prenderete al posto di Cuadrado? Alcuni dicono che sia Dalot, però boh, non so manco in che squadra giochi. Penso che giochi in una squadra francese, poi non lo so. Cos'altro da dire? È un Inter superiore, ci voglio dire, aggressiva, superiore, cattiva. Non c'è altro da dire. Sono tutti superiori, fanno un altro campionato. Esattamente fanno la Beppe Marotta League. Però a parte questo, a parte gli scherzi. Una cosa seria. Vi invidio, sì, vi invidio. Perché prenderete la seconda stella prima di noi. Però il campionato non finisce a dicembre, finisce a maggio. Quindi si vedrà. Perché non potete vincere sempre tutte le partite, o no? Non siete perfetti, perfetti, perfetti. Al momento sì. Al momento sembrate quasi perfetti. Io sarei proprio curioso quando beccherete. Siccome domani ci sono i sorteggi, sono proprio curioso chi beccherete. Aspetta, Inter Arnautovic per chi? Per Turan, mi pare. Non lo so. Però, a parte questo, sono curioso chi beccherete domani. Vabbè, noi siamo in Europa lì, quindi. Però. Ah no, Thuram è ancora lì. Vabbè, dicevo, secondo me voi beccherete. Il mio pronostico, secondo me voi beccherete. Vabbè, lasci fuori. Però un bell'assist da parte di Barella quello. Quello è un bell'assist da parte di Barella. Dicevo, secondo me voi beccherete il Bayern Monaco. Secondo me sì. Però la cosa che mi incuriosisce di più, a parte voi, è la sfida. Nel caso il Paris Saint-Germain beccasse l'Arsenal, questa ragazzi è una cosa da non perdere. È una bella sfida. Sarebbe una bella sfida. Ma anche un PSG Real, una finale anticipata. Perché no? PSG Manchester City. Mamma mia, il culmine proprio. Ho il money. Cos'è? Oil Money Team vs Oil Money Team The Match. E sì, siamo al 78esimo. Ok. E state vincendo 2-0. 41 punti. E metti perché comunque. Vabbè, non ci voglio più di parlare.
Tanto so già che vincete, dai, facile, facile. La prossima non so neanche contro chi giocate, però vabbè, lasciamo stare. So che però l'ultima partita giocherete contro Verona. So solo questo. L'ultima partita, vabbè, quella di la 19esima giornata. Poi vediamo. Per il resto, questo momento come mi sento? Vi direte? Invidioso, rosico, di botto. Aspettate, cambio per la Lazio. Castellanos entra e esce Felipe Anderson. Dunque, giustamente voi direte la capolista se ne va, come è giusto che sia. Però veramente, da cugino milanista vi invidio un sacco. Mamma mia. Pazienza. Finisce qua 2-0 per l'Inter. Che cosa dovrei dire? Si rosica un botto. Però è ahimè, è così, così funziona. Che ci devo fare? Vabbè, iscrivetevi al canale. Anche voi interisti, iscrivetevi al canale. E attivate la campanellina, così vi arrivano le notifiche in tempo reale. Cioè, ragazzi, una domanda e poi la chiudo. Perché la maggior parte di voi, quando guarda i miei video, non si iscrive al canale? Mistero della fede. Mettete un bel pollice in su. Ci vediamo domani, o forse dopodomani farò la live reaction dei sorteggi di Europa League e di Champions League. Li metterò insieme, così almeno farò un unico video. E niente, da un sanitube è tutto, ciao. Beh, volevo una domenica bella, però pazienza, sarà per la prossima. Comunque siamo ancora a meno 9 da voi.